Sì, madamigella, Capitano Uncino si dà per vinto. Domani lascerò l'isola per non tornare mai più. Sono contento, Capitano. Corro ad avvertire la ciurma. Ed ecco perché vi ho fatto chiamare, perché possiate dire a Peter che non gli serbo rancore. Oh, Peter ha i suoi difettucci, certo. Portare qui quella Wendy, per esempio, non si fa, non si fa. A proposito, cos'è questa storia che starebbe cercando di portarvelo via? Oh, Numi! Piangete! Allora è proprio vero! Signor Spugna, che modo di trattare una madamigella, prendersi gli anni migliori della sua vita e poi... accettarla via così, come un fazzoletto usato! È una vergogna! Un'infamia! Ma non bisogna essere troppo severi con Peter! È Wendy che è da biasimare! Signora Spugna, dobbiamo salvare Peter da se stesso! Ma come? Abbiamo così poco tempo! Salpiamo in mattinata! Salpare! Trovato, Spugna! Rapiremo Wendy! Rapire Wendy, Capitano? Lo porteremo con noi, e come accade, lontano dagli occhi, lontano dal cuore! Spugna, dobbiamo agire subito! Dobbiamo circondare la casa di Peter! Ma Capitano, noi non abbiamo purtroppo il suo indirizzo. Per Giove e Saturno, hai ragione. Come dite, mia cara? Voi potreste indicarci la via, ma certo, quanto sono stupido. Ascolta, animale. Scrivi, animale. Subito, Capitale. Muovendo da punta gamba di legno. Gamba di legno? 40 gradi ad ovest della trappola del guercio. Del guercio? Certo, certo! Quindi guardare il fiume del coccodrillo. Coccodrillo? Poi a nord, a nord-est. 1, 2, 3. Su, avanti! Prego, cara. Fare del male a Peter? Madame, avete la mia parola d'onore che non alzerò dito! Ho un cino su Peter Pan! Ah, è l'albero dell'impiccato, è da lì che si entra nel suo nascondiglio! Grazie, grazie, mia cara, grazie di tutto cuore!